Ti, ecco qua un nuovo video. E niente, io volevo far vedere questo bellissimo tutorial dove, se vi ricordate, avevamo fatto il sondaggio tra A e B e aveva vinto la B. Però, visto che eravate in tanti con questa bellissima canotta, diciamo, un bel punteggio, l'ho voluta realizzare. Vedete com'è bella? Adesso piano piano vi faccio vedere anche come viene, anche sotto il braccio dove aver cucito, perché vi facevo vedere, vedete come coincide il lavoro da un lato all'altro lato, vedete com'è proprio bella, vedete? Niente, vedete come viene praticamente, adesso è un po' abbassato però il punto, vedete come viene realizzato bene. E anche sotto l'ascella vi faccio vedere che piano piano, mentre che va al suo posto il lavoro, vedete come viene realizzato per bene. Vedete? Questo è il nuovo tutorial che volevo farvi vedere. Adesso passiamo alla lavorazione. Ciao. Ok, per questo bellissimo progetto io ho utilizzato questo bellissimo cotone con 97% di cotone, 3% di poliestere, color verde acqua dorato, numero 1943, ferri di 3 mezzo, uncinetto di 3, 140 metri. Io in totale ne ho utilizzato, scusate se lo vedete un po' disfatto perché ho finito anche un po' di questo gomitolo. In totale ho utilizzato per questo progetto 125 grammi di cotone. E infatti vedete com'è bello, adesso lo vedete così perché l'ho finito di lavorare, giustamente mi è rimasto questo pezzettino qui. Vedete com'è bello colorato, cioè mi piace veramente bello tanto. Per questi filati, vedete, c'è scritto già Polo Nord, ma basta andare sul sito www.outletlegomitolo.com. Se no andate su Facebook e cliccate Michele Biscari, che loro sanno e vi aggiornano di tutte le novità, dei nuovi filati, lana, cotone, seta, di quello che loro metteranno tutte le volte, tutte le settimane, quello che metteranno sempre aggiungono, cioè le novità che loro hanno e anche le belle cose che hanno già messo. Io cosa dire? Io ringrazio Michele e anche Consiglia perché veramente con i loro filati, le loro creazioni che mettono tutto questo amore, noi riusciamo a fare veramente delle bellissime cose, per cui ringraziamo sempre loro. Poi per questo lavoro ho utilizzato l'uncinetto del 3. Ok? Vediamo se riusciamo a far vedere. È rosso. Si fa fatica. Va bene, ho utilizzato l'uncinetto del 3. Si fa fatica. Cerco di metterlo vicino, ma niente. Sì, adesso si vede meglio. L'uncinetto del 3, ok? Niente, adesso cosa dire? Andiamo al nostro tutorial. Ok, io c'ho già la prima parte, vedete com'è bella? Adesso piano piano ve lo faccio vedere. Vedete? Vedete com'è bello? E questa qui è la parte, vedete, della spalla. Questo è il nostro coppicino e questa è la parte della spalla. Noi adesso andiamo a fare insieme la seconda parte, ok? Vi piace? Veramente bello. Stavolta ho voluto cambiare un pochino. Ok, andiamo a fare la seconda parte. Ok, facciamo adesso un gerchio magico fermandolo con una catenella. Ok, adesso dobbiamo fare totale 8 maglie alte chiuse insieme. Però in totale nel senso che devono essere 8 maglie alte, ok? Adesso facciamo una, due, 3 catenelle, prendiamo il filo, entriamo nel cerchio magico e facciamo 3 maglie alte chiuse insieme. Per cui una, prendiamo il filo e facciamo una mezza maglia alta, poi rientriamo, facciamo la seconda mezza maglia alta e lasciamo il punto sull'uncinetto. Prendiamo il filo, rientriamo e facciamo altezza mezza maglia alta, totale vedete 4. Adesso chiudiamo tutte e quattro le maglie. Abbiamo formato così le 3 maglie alte chiuse insieme. Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo e andiamo a fare altre
Una l'abbiamo fatta, altre 7 magliate, scusate, altre 7 magliate chiuse insieme. Per cui entriamo. Sì, aspettate un attimo perché viene male adesso. Ok, una, rientro, c'è la seconda mezza magliata, vedete, ne ho lasciate due, rientro e faccio un'altra mezza magliata. E siamo a 3, vedete? Adesso chiudiamo da tutte e quattro, perché sapete che la catenella rivale sempre una maglietta, vedete? E siamo già a 2, di nuovo 3 catenelle di separazione e così via, 2 e 3, di nuovo entrate, fate altre 3 magliette chiuse insieme, totale noi dobbiamo averne 8 con 3 catenelle di separazione, ok? So se si vede così, facciamo tutto il giro così. Ok, vedete, adesso vi avvicino un po' di più. Io ho fatto, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vedete? Adesso andiamo a stringere bene il lavoro, ok? E andiamo, ho fatto le 3 catenelle di separazione, andiamo alla prima catenella qui, ok? E chiudiamo con una maglia bassissima, sempre se... Ok, scusate. Ok, una maglia bassissima. E questo è uno. Sempre aspettate che dividiamo i fili. Bene, vedete? Poi lo stringiamo bene se ce n'è bisogno dopo. Però questo è già il primo giro. Ok? Adesso facciamo... questo lavoro si deve fare passo dopo passo, per cui vi dico sempre man mano che lavoriamo. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3, più una di separazione, 4. Ok? Prendiamo il filo, rientriamo dove abbiamo fatto le 3 catenelle, rientriamo facendo un'altra maglietta, così. Abbiamo formato praticamente un ventaglietto, vedete? Ok, adesso facciamo 3 catene di separazione, 1, 2 e 3. Andiamo nel foro dove ci sono le 3 catene di separazione e facciamo una maglietta. Ok, così. Di nuovo, 1, 2 e 3. Vado qui dove abbiamo chiuso le magliette, le 3 magliette. Entro qui e faccio una maglietta. Scusate. Una catena di separazione, di nuovo rientro facendo un'altra maglietta. Questo è tutto il giro che dobbiamo fare, vedete? Abbiamo fatto il primo ventaglietto con 3 catenelle, poi nel foro una maglietta, poi 3 catenelle e di nuovo dove abbiamo fatto le 3 magliette chiuse insieme abbiamo fatto una maglietta, una catenella di separazione, una maglietta. Adesso di nuovo 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3. Vado nel foro qui e faccio una maglietta. 3 catenelle di separazione. Vado dove abbiamo chiuso le 3 magliette, faccio di nuovo una maglietta, una maglietta, una catena di separazione, una maglietta e così via, per tutto il giro, ok? Facciamo questo. Ok, finisco il giro con, vedete, ho fatto la maglietta nel foro, poi le 3 catene di separazione, adesso vado 1, 2, 3 alla terza catena di separazione e faccio, vedete, una maglia bassissima. Adesso terzo giro, non vi preoccupate che si arriccia un po', ma è normale, ok? Adesso è terzo giro, facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Equivale già una maglietta, ok? Rientriamo di nuovo e facciamo la seconda maglietta, 2. Rientriamo di nuovo, sempre lo abbiamo fatto le 3 magliette, la maglietta, e facciamo la terza maglietta, vedete, siamo a 3. Rientriamo di nuovo e facciamo la quarta maglietta. Ok? Così. Vedete? Adesso 4 catene di separazione. 1, 2, 3 e 4.
Vado, vedete che avevamo fatto, se vi ricordate, una maglietta, una catena di separazione, una maglietta. Io vado di nuovo alla seconda maglietta, questa qui, sempre qui. Ok? E faccio di nuovo la stessa cosa, 4 magliette. 1, rientro, 2, rientro, 3, rientro, 4. Vedete? Così. Deve venire. Poi, satto dove c'è la maglietta, vedete che noi la sattiamo adesso questa, andiamo direttamente dove ci sono la maglietta, una catena di separazione, una maglietta, andiamo a lavorare ogni maglietta di quello che abbiamo. Sattiamo la maglietta, i due fori, vedete, 1 e 2, ok? Sattiamo 1 e 2, andiamo direttamente qui dove c'è il ventaglietto. Noi facciamo dove c'è la maglietta, lavoriamo di nuovo le 4 magliette. 1, rientro 2, rientro 3, rientro 4. Vedete? Abbiamo saltato la maglietta sottostante con i due fori. Siamo andati direttamente dove c'è la V, vedete, le due maglie. E abbiamo lavorato 4 magliette. Adesso 4 catene di separazione. 1, 2, 3 e 4. Vado sempre alla maglia successiva dove c'è l'altra maglia. Vedete che c'è prima una, poi l'altra. Adesso vado qui nell'altra maglia. Ok? E facciamo di nuovo le 4 magliette. Scusate, non è entrata bene. Ok. Una, due, tre. Scusate. E quattro. Vedete cosa abbiamo fatto? Abbiamo lavorato dove avevamo fatto una magliata, una catena di separazione, una magliata. Sopra abbiamo fatto sopra la magliata 4 magliette, poi 3, 4 catenelle, di nuovo nella seconda magliata abbiamo fatto 4 magliette, vedete? Così. Allora, poi facciamo un attimo che sto spianando il filo. Senza catena di separazione, senza niente, salto il primo foro dove c'è la magliata, vedete? Salto questo, il foro, salto la maglietta, salto il foro e vado qui a lavorare. Scusate. Salto qui il foro, vado a lavorare di nuovo dove c'erano due magliette e faccio di nuovo le 4 magliette, 4 catene di separazione e 4 magliette nell'altra maglietta successiva. 2, 3 e 4. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e di nuovo vado nella maglietta successiva che è questa e rifaccio di nuovo le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Vedete come è venuto bene? Adesso me lo metto qui per bene. Vedete come viene? Così. Praticamente saltiamo noi la parte dove c'è i due fori, il primo e il secondo foro. Saltiamo anche la maglietta. Andiamo a lavorare solamente dove abbiamo fatto una maglietta, una catena e una maglietta. Qua facciamo 4 magliette, 4 catene di separazione e 4 magliette nella maglietta sottostante, vedete? Ok, facciamo tutto il giro così. Ok. Finiamo il terzo giro con, vedete, finito 4 magliette, 3, 4, 4 catenelle, 4 magliette. Adesso vado alla terza catena iniziale, 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima. Adesso il quarto giro come facciamo? Dobbiamo arrivare un attimo nel foro e camminiamo con maglie bassissime fino ad arrivare al foro, così. 1, 2. 3
scusate, facciamo bene il lavoro. Ok, camminiamo nel foro come abbiamo detto. Ok, e qui siamo nel foro. Adesso nel foro dobbiamo costruire di nuovo 4 magliette. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Rientro nel foro, ok? Vedete? Nel foro dove ci vedete ci sono le 4 magliette, 4 catenelle, 4 magliette. Noi andiamo in questo foro qui e facciamo 4 magliette. Allora, 1. Ricordate che le 3 catenelle equivale già una magliette, per cui siamo a 2. Rientro, faccio la terza maglietta, rientro e faccio la quarta maglietta, ok? Così. Adesso 6 catenelle di separazione, se non mi sbaglio, sì, 6 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Prendiamo il filo e andiamo dove ci sono le prime magliette, qui. Allora, sto controllando che non mi stia sbagliando, ok? Perché voglio essere... Allora, esatto. Iniziamo a fare questo foro. Allora, noi stiamo facendo qua 6 catenelle, 6 catenelle di separazione. Abbiamo fatto, ok? Come abbiamo detto, le 6 catenelle di separazione. Adesso andiamo qui dove ci sono le prime 4 magliette, entro e io vado a chiudere tutte e 4 insieme. Faccio una mezza maglietta, lascio il punto sull'uncinetto, rientro nella seconda maglietta, faccio la seconda punto mezzo punto, scusate, mezza maglietta, lasciando sull'uncinetto, prendo il filo, vado nella terza magliette, faccio un'altra mezza maglietta lasciando il punto sull'uncinetto, vado nell'ultima maglietta sottostante e faccio di nuovo la mezza maglietta, che adesso chiudiamo, vedete, chiudiamo da tutte e 4 le magliette, così, vedete? Poi di nuovo vado senza niente catenella di separazione, vado direttamente di nuovo nella prima maglietta e faccio una mezza maglietta e lascio il punto sull'uncinetto, vado sulla seconda mezza seconda maglietta e lascio di nuovo la mezza maglietta sull'uncinetto, vedete, abbiamo fatto la mezza maglietta. Vado nella terza maglietta e faccio una mezza maglietta e lascio il punto sull'uncinetto. Vado nell'ultima maglietta, faccio di nuovo anche qui una mezza maglietta e adesso chiudiamo tutte e 4 le magliette. Ok, vedete? Abbiamo chiuso le prime 4 magliette e le seconde magliette. Adesso facciamo di nuovo le 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E andiamo qui nel foro e facciamo le 4 magliette. 1, 2, 3 e 4. Vedete? Così. Di nuovo 4, 6 catenelle, 1, 2, 3, 4. 5 e 6. E adesso andate a chiudere di nuovo le prime 4 magliette e poi le seconde 4 magliette, come vi ho fatto vedere io qui. Ok? Poi 6 catenelle di separazione, andate nel foro e fate le 4 magliette. 6 catenelle di separazione, di nuovo chiudete le prime 4 magliette e poi le seconde magliette. Tutto il giro così. Ok? Andiamo a fare questo. Ok, finisco, vedete, ho chiuso le 4 magliette, le 6 catenelle, adesso vado alla terza catenella, inizio 1, 2, 3 e faccio una maglia bassissima. Ok,
Adesso volevo dire una cosa che prima non ho detto, andando allarghiamo e vi faccio vedere come viene bene il lavoro, vedete? Vi allargo il lavoro così. Ok, volevo dire una cosa, questa maglia qui per allargare che le vuole fare una taglia più grande, si parte direttamente dall'inizio. Vi faccio vedere, noi abbiamo fatto il primo giro 8 maglie, 8 maglie chiuse insieme, vi ricordate 4, 3 maglie chiuse insieme per 8 volte. Chi lo vuole fare più grande basta fare, allora per esempio io sto facendo una taglia 42-44, ok? Per cui basta moltiplicare, per esempio io ne ho fatto 8, ne voi ne fate 12, così via. Ok, per cui stavo dicendo, chi lo vuole fare basta aumentare. Noi abbiamo fatto 8 maglie, vi ricordate, 3 maglie alte chiuse insieme per 8 volte. Per cui chi gli interessa di farla più grande basta aumentare. Per esempio, io ne ho fatto 8, voi ne fate 12. La vuole fare più grande, invece di 12 ne fa 16. Ok, praticamente dovete aumentare 4 maglie alte chiuse insieme in più. Ok, per farla più grande cambia tutto l'inizio di queste maglie, ok? Perché solo così la possiamo allargare. Ok, ora andiamo avanti. Facciamo il quinto giro. Facciamo 3 catenelle, 1, 2 e 3. Prendiamo il filo e adesso dobbiamo andare a chiudere queste 4 maglie alte. Andiamo nella seconda e facciamo una mezza maglietta e lasciamo il punto sull'uncinetto. Andiamo nella terza, facciamo la terza mezza maglietta, lasciamo il solo uncinetto, andiamo nella quarta e facciamo l'ultima mezza maglietta. E adesso andiamo a chiudere tutte e quattro. Ok? Abbiamo chiuso anche questo. Adesso facciamo praticamente 8 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel primo foro. Andiamo e facciamo una maglia bassa. Ok, così. Poi facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ok? Andiamo qui nel secondo foro, qui, ok? E facciamo una maglia bassa. Vedete? Così. Adesso 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso andiamo a chiudere le 4 magliette, queste qua, che ormai sappiamo come fare. Facciamo una mezza maglietta, poi andiamo nella maglietta sottostante, facciamo una seconda mezza maglietta, lasciando sempre sull'uncinetto, andiamo nella terza maglietta sottostante, facciamo la terza mezza maglietta, andiamo nella quarta e facciamo l'ultima mezza maglietta, chiudendo tutte e quattro insieme. Vedete? Così. Adesso facciamo di nuovo 8 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel primo foro, facciamo una maglia bassa. Adesso facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo nel secondo foro e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Adesso andiamo a chiudere le 4 magliette. Chiudiamo le 4 magliette, poi fate di nuovo 8 catenelle, una maglia bassa, 10 catenelle, una maglia bassa in secondo foro e poi di nuovo chiudete le 4 magliette. Fate tutto il giro così, ok? E dopo. E finiamo il quinto giro con le 8 catenelle, andiamo a dove abbiamo iniziato le chiusure delle magliette, vi ricordate? E andiamo a fare una maglia bassissima, cioè dove abbiamo chiuso le 4 magliette, abbiamo fatto una maglia bassissima. Adesso il sesto giro camminiamo nel foro con le maglie bassissime. 1,
Adesso nel centro sto camminando per fare delle maglie bassi e iniziare il giro. Ok? Ok, circa siamo alla metà. Facciamo anche questa. Ok, siamo al centro, vedete? Al centro del foro ho fatto delle maglie bassissime. Ok? Adesso facciamo 10 catenelle. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Andiamo nel foro successivo qui e facciamo una maglia bassa. Di nuovo 10 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andiamo nel foro successivo e facciamo una maglia bassa. Praticamente ogni foro, intanto mettete subito un segnapunti perché poi su questo giro non riuscite a trovare qual è l'inizio del lavoro, per cui mettete subito un segnapunti, così non vi potete confondere, vedete come ho fatto io. Adesso di nuovo 10 catenelle, una maglia bassa nel foro, 10 catenelle, una maglia bassa nel foro, 10 catenelle, una maglia bassa nel foro, ogni foro una maglia bassa, ok? Con 10 catenelle di separazione. Facciamo tutto il sesto giro così. Ok, chiudiamo il sesto giro con le 10 catenelle. Vedete che c'è il mio segnale qui. Andiamo alla prima catenella che è qui. No, aspettate un attimo che. Ok, prima catenella iniziale, facciamo una maglia bassissima. Ok, adesso dobbiamo camminare verso il centro come abbiamo fatto prima. Camminiamo verso il centro perché iniziamo il settimo giro. Sempre se ok, perché dobbiamo iniziare il lavoro. Ok, questo circa il centro, vedete? Adesso vi faccio vedere un'altra cosa prima di continuare, un attimo che mettiamo bene i fili perché così vi voglio far contare. Allora, noi abbiamo iniziato, vedete dove c'è il segnapunti, ok? Contiamo 1, anzi saltiamo un attimo il segnapunti, ok? Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dove ci sono, dove c'è il segnapunti, ok? Totali fuori devono essere 24. Naturalmente per chi ha fatto solamente, vi ricordate le 8 maglie che abbiamo fatto, 4 magliette chiuse insieme, l'abbiamo fatto per 8 volte, ok? Se qualcuno ne ha fatte 26, naturalmente verranno di più perché si allarga, ok? Quello che volevo precisare. Se io vi dico 24 è solamente per chi ha iniziato uguale a me il lavoro. Chi l'ha fatto più largo sarà più largo di 4 o 6 fori in più, ok? Io volevo precisare anche chi ne fa, per esempio, ne fa 16, invece di avere 24 ne avrà 30 fori, per cui non vi preoccupate. Parte della cosa giusta, l'importante è che sia il numero pari. Adesso iniziamo il settimo giro. Tanto togliamo il segnapunti che non ci serve più. Ok, bene. Adesso abbiamo iniziato da qui, dove c'è circa un attimo, sto mettendo bene i fili. Ok, abbiamo iniziato circa al centro, anzi, un'altra parte qui al centro. Ecco, sempre. Sì, sfilando il filo un attimo. Ok, allora al centro abbiamo detto, vedete, io sono al centro del foro. Iniziamo 3 catenelle, 1, 2, 3 più 2, una catenella di separazione. Ok, andiamo sempre dove abbiamo fatto le 3 catenelle, entriamo di nuovo e facciamo un'altra maglietta. Così abbiamo fatto praticamente un ventaglietto, vedete? Così. Ok? Poi facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Prendiamo il filo, andiamo nel foro successivo, ok?
e facciamo 4 magliette. Entriamo verso nel centro, vedete, verso il centro è questo, e facciamo una maglietta. Rientriamo, facciamo la seconda maglietta. Rientriamo, facciamo la terza maglietta. Rientriamo, facciamo la quarta maglietta. Ok? Così. Vedete? Poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nel foro successivo, sempre verso il centro. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, qui al centro. E facciamo una maglietta. Ok? Una catenella separazione, di nuovo rientro dove abbiamo fatto la maglietta e faccio di nuovo una maglietta. Vedete? Abbiamo formato di nuovo un ventaglietto e facciamo così tutto il giro, di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, andiamo nel foro successivo verso il centro, ok? Qui, entrando qui facciamo una maglietta. Rientro sempre dove abbiamo fatto la maglietta e faccio la seconda maglietta. Rientro di nuovo dove abbiamo fatto la maglietta e faccio la terza maglietta. Rientro di nuovo e faccio la quarta maglietta. Vedete? Così. Ricordatevi che questo è il primo inizio, vi mettete sempre un segnapunti finché riuscite a capire bene che è l'inizio. E poi andate avanti. Ok, di nuovo adesso 5 catenelle, poi al centro fate di nuovo una maglietta, una catenella, sempre dove abbiamo fatto la maglietta, una maglietta per formare il ventaglietto. Di nuovo 5 catenelle e poi nel foro successivo 5, 4 magliette e così via. Questo è il settimo giro. Ok, finiamo il settimo giro con le 5 catenelle e andiamo alla terza catenella iniziale 1, 2, 3. Facciamo una maglia bassissima. Ok, adesso andiamo nel foro qui dove abbiamo fatto la catena di separazione del nostro ventaglietto e facciamo una maglia bassissima anche qui. Sempre se riusciamo a farla. Oggi non mi va, ragazzi. Allora, rifacciamo. Ok. Una maglia bassissima, abbiamo camminato, vedete, dentro nel nostro ventaglietto. Ora nel nostro ventaglietto dobbiamo iniziare a fare 3 catenelle, 1, 2 e 3, poi rientriamo nel foro e facciamo la seconda maglietta. 1, un attimo che, ok, 1, poi 3 catenelle, 1, 2 e 3. Andiamo nel foro sempre nel nostro ventaglietto, facciamo altre 2 magliette, una e due. Ok, così. Poi di nuovo, scusate perché ho tutte le cose qui e faccio fatica. Ok, adesso 6 catenelle, 1, 2, 3. 4, 5 e 6, ok? Adesso dove abbiamo fatto le 4 magliette li dobbiamo chiudere. Chiudere, lo sapete come si fa? Entriamo e facciamo una mezza maglietta, rientriamo la seconda maglietta sottostante, facciamo la seconda mezza maglietta, sempre lasciando sull'uncinetto. Andiamo nella terza maglia sottostante, facciamo una mezza maglietta, siamo a 3, entriamo nell'ultima e facciamo un'altra mezza maglietta. Adesso chiudiamola tutte e 4, 1 e 2. Vedete? Abbiamo chiuso. Ok? Di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prendiamo il filo e andiamo dove abbiamo fatto il ventaglietto, ricostruiamo il ventaglietto come inizio, come abbiamo fatto all'inizio. 2 magliette nel foro, 1. Rientriamo di nuovo nel nostro ventaglietto, facciamo la seconda maglietta, ok? Poi 3 catenelle, 1, 2, 3, di nuovo dentro il ventaglietto facciamo altre 2 magliette, 1 e 2, ok? Vedete? Abbiamo ricostruito il nostro ottavo giro. Di nuovo 6 catenelle, 1, 2, 3,
4, 5, 6, andate qui, chiudete le 4 magliette, poi di nuovo 6 catenelle, qua andate nel ventaglietto, fate 2 magliette, 3 catenelle, 2 magliette, così via, tutto l'ottavo giro, ok?